Ciao a tutti, nuovo tutorial di Nail Art, anche stavolta ispirato ad una delle creazioni di arte in miniatura, stavolta un bracciale personalizzabile Katoro, quello lì con il cuore, che si può personalizzare nel colore, ci si possono mettere le foto sia davanti che dietro, solo da un lato, insomma a me fa impazzire. Io qui avevo questa foto con la Cicina, questo bracciale peraltro ha tantissimo tempo. Comunque, che Nail Art ho abbinato? Ho applicato innanzitutto la 7-in-1 di Pupa, che è una base, e poi questo colore che è identico alla catena del bracciale, è un colore di Fabi, dal quale appunto ho dato anche il titolo al video, ed è lo stesso identico colore, quindi sono gasatissima per questo motivo, cioè ero veramente fomentata. Poi ho preso lo smalto bianco Lasting Color Gel di Pupa, che è il numero 72, di nuovo lo smalto che ho applicato su tutte le altre unghie e un ago che mi tengo vicino. Ah, per lo smalto scuro occorrono tre passate. Bellissimo colore, però tre passate effettivamente sono un po' tantine. Come vedete, ho applicato una quantità abbondante sia di bianco che del colore scuro. E con l'ago, con lo smalto ancora fresco ovviamente, sono andata a ricreare più o meno le forme del cuore perché mi piaceva tantissimo. E qui ovviamente va fantasia, io ho cercato appunto di ricreare un pochino quello del cuore, però qualsiasi cosa voi facciate in questo momento verrà bene, perché è un po' come la watermarble, cioè verrà sempre in modo diverso e sarà sempre bello perché si crea questa fusione più o meno tra i due colori e mi piace tantissimo. Poi cosa ho fatto? Sono andata a mettere il fissatore brillante smalto, una puntina sul pollice, sporco il dotter per far aderire lo strass e appunto ho preso uno strass. Quella ruota lì peraltro viene dalla Nail Art Collection di Maddina, di Madda Fashion, alla quale mando un bacione, ciao cara. E questo qui per riprendere invece questo cuoricino di strass che ha insomma, anche per dare un punto di luce, che ha comunque il bracciale. Prendo il Crystalac si chiama, mi sembra di sì, il top coat della Mesauda, e lo applico su tutte quante le unghie. A me piace tantissimo questa Nail Art, poi sono davvero affezionata a questo bracciale, come vi dicevo, è un bracciale che ho da parecchio tempo e al quale sono davvero molto affezionata. Comunque vi lascio come al solito il link del sito di arte in miniatura nel box informazioni. Io spero tanto vi sia piaciuta questa Nail Art e vi mando un bacione. Ciao!